determinata, ma siccome alcuni debitori, alcuni creditori non sono rimasti soddisfatti dalla ripartizione dei crediti, l'hanno impugnata. Sì, è vero, hai ragione, perché l'ha impugnato da solo. E quindi non ancora sono già passati quasi 6 anni, quando arriverà io devo avere 2000 euro che è il TFR, è più o meno la telecamera, ma non arriverà, perché quando l'azienda ha a bilancio 150.000 euro di debiti verso erario, se ne prende l'erario, poi non ce ne sono abbastanza neanche per l'erario, figurati per gli altri. Ma da quello che hanno venduto tutto, ma la frequenza l'hanno venduta sotto costo, i materiali facevano cagare tutti quanti, cosa vuoi farci? No, ma tanto poi la roba che c'era dentro, te lo dico io, c'era tutta roba che non voleva niente. No, no, neanche quelli, perché sono rovinati, timbrati, come vedi. Manca 7 minuti. Sì, pronto? Sì, pronto? Pronto? Aspetta che qui... Pronto, pronto, pronto. Sì, noi andiamo. Qua stanno cominciando. In realtà tendenzialmente è ancora presto. Qui il filo lo faccio passare.
Vabbè, andiamo. Buonasera dal Palacattani di Faenza, Serie Gold, ottava giornata di ritorno. Pallamano Romagna contro Junior Fasano. Pochi istanti all'inizio della partita, diamo subito il benvenuto. Io sono Carlo Dall'Aglio, do il benvenuto a Francesco Lodato, allenatore di Faenza di Serie B, facente parte del progetto della Pallamano Romagna. Benvenuto ancora e bentornato a Francesco Lodato. Buonasera a tutti. Pochi istanti all'inizio di questa partita, partiamo subito con un primo commento, Francesco, a freddo. Fasano è una squadra che sta cercando di puntare allo scudetto, di entrare nelle prime quattro per i playoff, e Romagna è impegnato nell'altra parte della classifica per far bene nei playout. Una piccola presentazione di queste due squadre e dei loro obiettivi. Sono due squadre che stanno facendo due campionati opposti. Il Fasano viene anche dalle partite giocate in Coppa e quest'anno è un'ottima squadra, quindi sta dimostrando di giocarsela con tutti. E sicuramente è una tra le favorite per il titolo, mentre dall'altra parte noi Romagna stiamo piano piano ingranando con i risultati, con il gioco, gli acquisti dei nuovi stanno dando i loro frutti, quindi nonostante qualche infortunio e il cambio di panchina, diciamo che ci siamo. Cioè adesso ogni partita è molto combattuta e il risultato non è scontato. Iniziata intanto la partita con gli ospiti subito in attacco, con il primo possesso di questo match, ricordiamo, ottava giornata di ritorno. Ci si avvia verso il finale di regular season. Intanto la palla per il pivot Ostlig, pivot svedese, deve ripetere la rimessa. In possesso di palla Dario Petroschi, che gira direttamente su Notarangelo. La palla, vediamo il fischio arbitrale, c'è il braccio alzato per il passivo. È già trascorso un minuto di gioco. Il tiro immediato è la rete di Dario Petroschi, 1-0 il punteggio. Primo possesso per gli Arancio Blu, che sono in campo con Cristian Amaroli, Victor Alonso, Garcia, Ivan Antic, Alex Rotaro e Martin Di Domenico, con Mohamed Sam come pivot in porta. Martino Redelli, hanno già attaccato tutti la palla, ora prova ad accelerare Vittorio Alonso. Rotaro fino in fondo, viene spinto, c'è il fallo, sono i 9 metri. Ricordiamo un piccolo problema al piede per il portiere francese Adrian Lombès, che è in tribuna insieme a Claudio Lo Cicero e Tommaso Albertini e anche Rinaldo Ceroni. Gli infortunati di questa partita sono ben 4. Ora intanto il tiro largo di Ivan Antic, 2 minuti e 10, poco, pochissimo in questo avvio di partita. Ora prova ad accelerare, va subito a segno il Fasano con Simone Angiolini. 2-0 il punteggio, riparte e Sam dal cerchio di metà campo. Diceva Francesco in apertura, stanno facendo due campionati agli opposti, in Romagna per la salvezza, Fasano invece alla ricerca dello scudetto. E con la formazione che ha a disposizione il nuovo coach Vito Fovio. Intanto c'è la rete di Mohamed Sam, che sblocca in Romagna. Partenza veloce del Fasano con la rete.
con la rete di Davide Notarangelo. C'è il gol intanto di Winter Alonso. Il punteggio 3:30. Una bella partita, Francesco, diciamo un avvio equilibrato. Sì, Fasano cerca di ripartire veloce per provare a segnare già dalla seconda fase. Era qui l'ingenuità di Chiarini, involontaria, però ci stanno tutti i 2 minuti. Esclusione in 2 minuti, va a chiedere scusa con molto fair play, ovviamente, come la sua persona, Dario Chiarini, chiede scusa all'avversario per il colpo fortuito e se si accomoda in panchina. Vediamo se Davide Notarangelo ce la farà a riprendere ora. Una botta all'occhio, sì. Probabilmente anche con la pece da fastidio. Cambio per Fovio, entra in campo Pablo Gaston Cantore, l'italo argentino. Sì, hanno spostato alla sinistra a terzino destro. Ora il tiro, la traversa di Simone Angiolini. Può ripartire Martino Redelli. Sì, Maxwell Federiksen ora gioca da terzino destro con Cantore all'ala sinistra. Attacca in Romagna, il classico passaggio da destra a sinistra. Prova a entrare nel vivo del gioco anche le due ali di Domenico e Amaroli. Rotaro centrale, prova ad attaccare Vittor Alonso, la palla persa, ma c'è il fallo e l'ammonizione a Angiolini. Chiaramente Romagna sta giocando con l'extra player, cioè fuori il portiere, per poter giocare in parità numerica l'attacco. È pronto intanto a entrare Redelli, uscire di Domenico, il tiro di Vittor Alonso. C'è il pareggio, 3 pari al 5:13. Quindi un buon Romagna in questo avvio, sta tenendo sicuramente testa al Fasano. Frederiksen, la palla all'ala per Sperti, che perde la palla, la riprende e va a segnare. Uomo dalla grandissima esperienza anche Carlo Sperti. Sono cose che secondo me a noi allenatori fanno un po' arrabbiare, cioè finché l'arbitro non fischia io dico sempre di giocare, non bisogna pensare il gioco sia fermo. Ora rientra Redelli, quindi torna a parità numerica, il tiro fuori ancora di Ivan Antic, la recupera di Domenico, quindi può ripartire la squadra di casa. Ora Vittor Alonso, finta di tiro, Antic, Rotaro, va fino in fondo, il tiro, la parata di Alessandro Leban. 7 metri e va Ivan Antic. Bellissima questa penetrazione di Alex. Classico movimento di Alex Rotaro, ora Ivan Antic contro Alessandro Leban. Palo gol, si sblocca anche Ivan Antic. Ce n'è bisogno come il pane per il Romagna dei gol del suo terzino croato, come ha dimostrato nelle ultime partite con Antic, Vittor Alonso. Cioè, è aumentata particolarmente la pericolosità del Romagna dai 9 metri e il Romagna è tornato a giocare praticamente alla pari con le avversarie, perdendo di misura e con qualche polemica contro Merano, perdendo a Rubiera solo nel finale e vincendo contro Fondi una partita fondamentale. 7 metri ora. C'è il tiro e la rete di Pablo Gaston Cantore. 5-4, 7 minuti e 30.
Dopo questa partita, ricordiamo che ci sarà una lunga pausa per via del nazionale, si tornerà in campo il 18 marzo. Intanto Martin di Domenico, la parata di petto di Leban, parte in velocità, perde la palla, c'è il fallo su Ostrig di Essam. Scontro tra titani in zona pivot. Sì, Kisha c'ha il suo lavoro oggi da fare. Veramente imponente. Erik Willem Ostling. Davvero un ottimo pivot. È fuori in questa partita lo svedese Albin Jarlstam, uno dei principali marcatori della squadra di Vito Fovio, in quanto influenzato, ed è chiaramente una grossa perdita per la partita, per la squadra, essendo uno dei tiratori scelti dei biancoazzurri. Come già detto, per i romani fuori Lombes, Ceroni, lo Cicero e pure Albertini per un risentimento muscolare, quindi 4 assenti che sono comunque pesanti. Tanto per la palla c'è il fallo, c'è l'ammonizione a Ostling. Gli arbitri sono i signori Anastasio e Zappaterreno. Romagna che gioca senza paura, 9 minuti, 5-4 per il Fasano. Ricordiamo l'andata 43-34, una partita che Romagna, in cui Romagna è praticamente uscita dal match fin dal primo tempo, lasciando libertà di movimento. L'arbitro qui non fischia su l'intervento su Antic, quindi la palla può ripartire veloce per gli ospiti, con Sperti. Petrovski scambia con il rientrato Davide Notarangelo. Esce anche Ostling, tagliano, vediamo il movimento, c'è il fallo in zona pivot, 9 metri per il Fasano, scambiano velocissimi, ad esempio il taglio di Sperti poco fa ha mandato un po' in tilt la difesa del Romagna. Ora il tiro con il rimbalzo davanti a Redaelli, il gol di Dario Petrovski, la seconda rete personale. Petrovski da una parte, Alonso Garcia dall'altra, due reti, gli unici a aver segnato più di un gol in questa partita fino a questo momento, 10-25 sul cronometro. Rotaro, poi Vittor Alonso si fa anticipare, intercettare il passaggio, va veloce Angiolini, si stanno rimettendo a posto. Intanto Angiolini va fino in fondo con una finta di corpo importante. Qui c'è il primo distacco importante, 11 minuti, 7-4. In panchina coach Mattia Melis insieme a Fabrizio Folli e Fabrizio Tassinari, sono lo staff tecnico. Perde la palla Rotaro, può ricominciare il Fasano. Lascia in campo a Chiarini per la difesa. Rotaro, ora palla per Ostring, cioè palla persa questa volta per il pivot svedese, può ripartire quindi Antic. Prova a prendere velocità, la palla per Amaroli, è particolarmente libero e segna una grande rete Cristian Amaroli. Si sblocca anche l'ala faentina, l'ala destra. Gli applausi del buon pubblico qua al Palacattani. Si deve ancora completamente scaldare l'ambiente. 12 minuti, 7-5 per Fasano. Ora Petrovski, Angiolini,
intercetta Victor Alonso, poi lancia sul contropiede, lancia il fallo, solo fallo, solo punizione per il Romagna. Intanto vediamo, ricordiamo che in difesa anche Zeljko Bearević, in mezzo alla difesa, è un monumento della pallamano italiana con tantissimi anni. Si sta scaldando anche Raffaele Corcione, pronto a entrare in campo, su indicazione ovviamente di coach Vito Fovio. Ora Alonso, Antic, passaggio all'indietro, la recupera la difesa. Parte Notarangelo, Angiolini si scontra con Antic. L'arbitro decide per... vediamo la sospensione del tempo. C'è la palla da... la palla capire, probabilmente sì. Bagnata, non rimbalza bene. Ora l'arbitro dà l'ok, quindi può ripartire. Notarangelo, Angiolini, Petrovski, torna Notarangelo, vediamo l'infrazione, il doppio palleggio, può ripartire in Romagna senza il lancio lungo, quindi la costruisce ora in velocità comunque Antic, va fino in fondo, viene fermato da due giocatori del Fasano, c'è anche Mohamed Essam per terra, ci sarà da pulire il campo. Le altre partite della giornata sono Siracusa-Sassari, Campus Italia-Fondi, partita particolarmente interessante per il Romagna, Bressano-Brixen, Carpi-Merano, Conversano-Rubiera e Cassano-Bolzano. Riprende il gioco con Rotaru, centrale che smista prima ad Alonso, poi ad Antic. Entra e taglia per il campo di Domenico, ora la palla esce, ricordiamo tra gli assenti anche Gregorio Mazzanti che non si è allenato per un piccolo problema anche lui fisico, quindi sono 5 gli assenti del Romagna. Ora il tiro di Corcione. Peccato, peccato, è stata una bella murata quella di Chiarini se non mi sbaglio. Però il gol di Corcione, direi, ecco, rambolato in porta. Mi sa di Notarangelo, mi sa di Notarangelo è stato, sì, dell'esterno. Ora attacca Antic, Rotaru prova ad entrare, Antic tira il palo, la palla è fuori, laterale, troppi errori al tiro, è l'unica pecca in questo avvio per il Romagna. Vediamo la palla persa ancora da parte di Petrovski, può ripartire la squadra di casa. Antic e Rotaru che prova a puntare l'avversario, trova un varco, è libero, la parata di Leban e poi sulla ribattuta lo stesso Rotaru è il più veloce. A metà tempo a trovare il meno 2, il tiro intanto, la deviazione del muro, tiro d'angolo dalla destra per Sperti. Notarangelo, presenti anche diversi tifosi di Fasano, la palla è troppo alta per Carlo Sperti, quindi può ripartire Martino Redaelli, subito per Alonso, si accentra per Sam, il tiro, si libera da pivot, segna la sua seconda rete, 7-8 con il Romagna che ora difende su Notarangelo e Petrovski. Angiolini ora la ragiona, Corcione, Notarangelo, la palla per Sperti, grande gol di Carlo Sperti. Il Romagna se lo ricorda bene questa
alla destra, ai tempi del Carpi, quando ci si giocava l'accesso alle semifinali scudetto, al tempo ovviamente del Romagna Handball. Ora Rotaru scambia con Alonso, la palla è filtrante per Sam, c'è il fischio arbitrale però. Riparte Vittorio Alonso, il tiro, la bella parata di Alessandro Leban, che ricordiamo bolognese di nascita e anche di inizio attività, non giocava in Bologna United, anche lui tante sfide contro il Romagna a vari livelli, in varie categorie, anche nelle giovanili. Ora fallo della difesa che regge il colpo, meno 2 a 17:30 giocato, rientra al posto di Corcione Wilhelm Ostling in zona pivot. Ora va a dare sostegno alla manovra con la palla per Sperti, che taglia, non chiude la difesa. 10-7 in due minuti il Fasano si è riportato dal più 1 a più 3. Ora coach Melis appoggia il time out al tavolo, quindi ci si ferma per un minuto di sospensione. 18-10 giocati, 10 Fasano, 7 Romagna. Francesco Lodato, un primo commento di questo inizio partita. Ma davvero una bella partita si sta sviluppando qui in gol di Faenza, e Romagna sta facendo un'ottima difesa 6-0 con i secondi aggressivi sui non portatori di palla, e niente, Fasano sta cercando di ripartire veloce, però con l'aggressività della difesa romagnola sta avendo una grossa difficoltà. Romagna ha sbagliato qualche fallo tecnico e qualche tiro di troppo, però è in partita alla grande. La differenza probabilmente tra le due squadre in questo momento sono i 5 errori al tiro del Romagna, che appunto hanno creato qualche problema nel punteggio, che tutto sommato però ancora in equilibrio, perché meno 3 a 12 dall'intervallo è un risultato che ci può stare. Assolutamente, vista sì, la differenza di classifica tra le due squadre e di ambizioni. Ma sì, sicuramente il roster sono calibrature diverse dei due roster, però è giusto credere sempre alla vittoria avendo anche davanti i grandi campioni, quindi crederci sempre. Anche perché Romagna ora presenta Vittorio Alonso, Ivan Antic, che si sono completamente inseriti nel sistema di gioco e sono un valore aggiunto di primo livello in questo campionato, oltre al portiere Lombes, che oggi è assente. Intanto il tiro di Antic. Sì, avere una bocca di fuoco come Alonso, Mancino, era quello che mancava a questa squadra, quindi adesso è molto più pericolosa anche nel lato destro. Il fallo su Petroschi di Alex Rotaru, che riceve l'ammonizione. Partita anche molto corretta nei primi 19 minuti, un paio di ammonizioni e solo un 2 minuti fischiato a Dario Chiarini su, tra l'altro, un fallo evidentemente involontario, sì, assolutamente, però fischiata che ci può stare per la pericolosità dell'intervento. Intanto il tiro di Angiolini. Angiolini di Filippo, che segna. Ora Antic, la palla viene trattenuto evidentemente Dario Chiarini, c'è l'esclusione nel frattempo. Ha guadagnato tutto in questa azione Dario. 2 minuti e gol. L'esclusione di proprio di Zeliko Bearevic, avevamo appena detto
del fair play in campo, comunque un fallo non cattivo anche questo. Ci sta anche in questo caso comunque l'esclusione per 2 minuti, quindi Fasano in inferiorità numerica, fuori il portiere, gioca sì, extra player, extra player, ci si avvicina al 20esimo, 9-11 punteggio. Angiolini, Di Domenico recupera la palla, tira porta vuota e segna Martin Di Domenico, recuperato in pratica lo svantaggio, si torna a meno 1, 20 minuti, 15 giocati, prima rete anche per Martin Di Domenico. Pronti a entrare in campo sia Gollini che Bandini, si stanno scaldando a bordo campo per dare cambio a chi è in campo in questo momento. Angiolini intanto per Ostling. C'è il braccio alzato del passivo. Rischia di perdere la palla, va al tiro ora Notarangelo, palo gol, un gran bel gol perché ha colpito, ha mirato il palo col muro davanti, è riuscito a entrare. Ora in campo Bandini in questo momento, al posto di Di Domenico, Antic, Rotaro va fino in fondo, cade dopo il tiro ma c'è la parata ancora di Leban, che esce per far spazio all'extra player con Carlo Sperti, che rientra per l'attacco. Finiti 2 minuti, quindi parità numerica, c'è anche il time out chiesto da Vito Fovio, quindi poco è cambiato rispetto al time out di poco fa. 21:38 sul cronometro, 12 Fasano, 10 Romagna. Per una classifica che vede Brixen a 37, Conversano 31, Merano 30, Fasano e Sassari, Raimond Sassari 27, con Fasano che ha 2 partite da recuperare, Pressano 25, Bolzano 24 con 1 partita da recuperare, così come Cassano Magnago a quota 21, poi Siracusa 15, Fondi 12, 7 Carpi, 6 Rubiera con partita da recuperare, 5 Campus Italia con partita da recuperare, chiude Romagna a 4. Tutto pronto per la ripartenza, gli ultimi 8 minuti e 22 secondi del primo tempo. Attacca Ostling, fa girare la palla Notarangelo, cerca il varco, poi la trova per Carlo Sperti, ci prova a metterci il piede Redelli. C'è il di nuovo più 3, Bandini per Rotaro, Antic, scambia con Victor Alonso, poi con Rotaru, torna dallo spagnolo Amaroli, poi Antic, finta di colpo, viene trattenuto da Bearevic. Allora Antic, Alonso, scambiano i due, prova ad attaccare, ora Bandini prova il varco, c'è lo scontro petto contro petto con Sperti, viene fischiato il fallo e quindi palla al Fasano che è già dall'altra area, sta aspettando Sperti che arriva ora Notarangelo, poi per Petroschi, Angiolini, scambiano i due, ora sulla destra per Notarangelo, cerca il più 4 il Fasano, Notarangelo va fino in fondo, la parata di Redelli, c'è il fallo con i 7 metri per il Fasano. In porta fa il suo debutto
in Serie A Gold il giovanissimo Thomas Pulli, accolto dagli applausi del pubblico locale. Dall'altra parte Pablo Gaston Cantore, che segna su rigore, più 4 per Fasano. Resta in campo Thomas Pulli dopo il rigore incassato. Fiducia a piene mani nei giovani della cantera romagnola. Assolutamente meritato per Thomas, perché sta disputando una seconda parte di stagione ad altissimi livelli in Serie B. Intanto il gol di Ivan Anti. Terza rete personale, mancano 4 minuti. 6 minuti, scusate. Giustamente hanno fatto notare agli arbitri dalla panchina di Romagna che dopo il fischio molti giocatori del Fasano erano oltre la metà campo, quindi volevano che ribattessero da più indietro. Ora c'è un fallo in attacco al Fasano, Anti ce lancia tutto campo per Amaroli, che recupera la palla, parata eccezionale di Alessandro Leba su Victor Alonso. Sì, era un po' fuori equilibrio, ha provato a tirare come meglio poteva e c'è stata la grande parata di Leban. Ora gioca da ala destra, in campo anche il capitano Fabrizio Tassinari con la sua esperienza. Resta in campo anche per l'attacco Dario Chiarini, pivot Filippo Gollini. Formazione sperimentale ma che può dare i suoi frutti. Ora Antic, finta di colpo, prova a inserirsi, c'è il fallo tra due giocatori. Gollini per Antic, prova ad andare fino in fondo il palo, può ripartire contropiede Ostling, che lancia al compagno, c'è Cantore, c'è la palla che esce. Può attaccare, rischia di perderla, ora Tassinari va, rischia di perderla, poi l'ha persa, ora Carlo Sperti va fino in fondo e segna sul contropiede, non riesce a fermare la corsa su una palla persa per il rischio di infrazione di passi. Tassinari poi non è riuscito in tuffo a recuperarla, quindi Sperti segna ancora la sua quinta rete, è il miglior marcatore di serata. Ora Tassinari si mette in mezzo in cabina di regia, aspetta gli avversari, c'è l'intervento netto di Notarangelo da solo contro Pulli. Non perdona Davide Notarangelo, che segna la sua quarta rete, 16-11. Quando mancano 3 minuti e 20 all'intervallo, ora il Romagna deve essere bravo a non mollare, a non crollare in questo finale. C'è il fallo di sfondamento, annullato il gol di Chiarini. Può ripartire, entra in campo anche Mirko Rinaldo, zona pivot, Gollini tocca la palla però rimane in mano del Fasano, poi esce il tiro, vediamo l'esclusione per 2 minuti proprio Gollini, quindi inferiorità numerica per il Romagna. Non dobbiamo cascare in queste cose nel ritmo partita, loro hanno molto più ritmo partita nel gioco veloce, se noi facciamo il loro gioco andiamo in difficoltà, infatti si è visto. 7 metri, rientra in campo Martino Redelli contro Pablo Gaston, Cantore, l'italo argentino, aspetta, gli arbitri stanno parlando con la panchina, vediamo Rinaldo che rientra in campo, serviva un uomo in più. Il tiro è la rete, un cecchino dai 7 metri Cantore. 3 rigori realizzati su 3 tentativi. Entra in campo, di nuovo Amaroli,
Tassinari centrale con i due terzini, Alonso e Antic, fuori Redelli per l'extra player, poi le due ali Amaroli e Bandini, con Rinaldo come pivot. Questa è la soluzione scelta dallo staff tecnico del Romagna. Antic accelera, Tassinari per Vittorio Alonso, c'è uno scontro e entra troppo tardi questo Angiolini. È un errore dell'arbitro perché c'era nettamente un colpo al corpo di Alonso, è una svista arbitrale. Non può fare niente, è chiaramente tardi. Redelli sul contropiede lanciato, era fuori per l'extra player, era praticamente impossibile raggiungere la palla. Meno 7 in pochi istanti, palla ora di Vittorio Alonso, troppo lunga, altra palla regalata nelle mani del Fasano, che cerca di allungare sul più 8 quando manca un minuto e mezzo. Si è un po' spenta l'energia e l'entusiasmo del Romagna in queste ultime azioni, con errori in attacco e qualche momento di defiance. C'è i due minuti fischiati a Mirko Rinaldo per intervento di piede volontario secondo l'arbitro, quindi doppia inferiorità numerica per i padroni di casa. Quando manca un minuto e 10 secondi all'intervallo, il tiro immediato e la rete di Dario Petrovski. Otto reti di scarto, ora vediamo l'arbitro, sta tornando verso l'altra porta, quella difesa dalla Romagna. Vediamo, probabilmente c'è un problema alla rete. C'è sicuramente un problema alla rete della porta difesa in questo momento dalla Romagna. C'è bisogno dello scotch. Si immola Roberto Chiocchetti, l'allenatore dei portieri della Romagna. A 50 secondi dall'intervallo probabilmente si poteva terminare la prima frazione e sistemare nell'intervallo, ma tant'è, da regolamento le porte devono essere integre durante il gioco, quindi 29-08 sul cronometro, 11 Romagna, 19 Fasano. Negli ultimi 7 minuti c'è stato un break di 6-1 che sta piegando le gambe alla squadra di casa. Finito la sistemazione, può riprendere il gioco. Forse l'ultimo possesso del Romagna nel primo tempo, deve cercare di segnare. Ora con l'uomo in meno, extra player, quindi il portiere è pronto a rientrare. Redelli, c'è il tiro e la rete di Vittorio Alonso. La terza rete per lui. Manca 13 secondi. Chiamano la calma i giocatori del Fasano. Mancano 7 secondi. Notarangelo, la palla arriva a Sperti contro Redelli, che interviene e para, devia il pallonetto di Sperti, ed è una buona notizia per il Romagna, che chiude con un gol e una parata, una bella parata nell'uno contro uno di Redelli. Vuol dire che comunque Romagna c'è. Un breve commento in chiusura di primo tempo a Francesco Lodato. Sì, era importante chiudere con delle situazioni positive, perché gli ultimi 10 minuti sono state le situazioni a creare questo vantaggio per il Fasano. Quindi un bel gol di Alonso, una bella parata di Radaelli ha chiuso il primo tempo almeno con un po' di speranza
per il Romagna per l'affrontare il secondo tempo. Una rete per Amaroli, Chiarini, Rotaru e Di Domenico, due reti per Sam, tre a testa per Alonso Garcia e Antic per il Romagna, mentre per il Fasano sono 5 per Sperti, 4 per Angiolini, 4 per Notarangelo, 3 tutte su rigore per Cantore e 3 anche per Petroschi. Da Carlone Dall'Aglio, rimanete con noi, intanto vi salutiamo per l'intervallo, restate con noi, con i nostri amici sponsor, rimanete collegati perché tra pochi minuti comincerà il secondo tempo.
Bentrovati in diretta su Eleven Sport, ottava giornata di Serie A Gold di pallamano, pallamano Romagna contro Junior Fasano, che è davanti 19-12 all'intervallo. Fanno ripartire gli arbitri, Anastasio e Zappaterrino fanno ripartire il cronometro, anzi il gioco, perché non è partito il cronometro, quindi subito in avvio c'è un attimo di sospensione. Nel primo tempo Sperti 5, 4 reti a testa per Angiolini e Notarangelo per Fasano, mentre Alonso Garcia e Antic sono fermi a 3 reti per i romagnoli. Francesco Lodato, cosa deve fare immediatamente nei primi minuti in Romagna per rimettersi in carreggiata? Ah, sembra ovvio, ma deve recuperare questo gap di 7 gol, quindi spero che Mattia insieme a Fabbro e Bicio hanno sistemato qualcosina, soprattutto in attacco. In difesa stiamo andando bene e in attacco dobbiamo essere un po' più incisivi e soprattutto limitare, come stiamo facendo in qualche modo, le ripartenze del Fasano. Sicuramente, intanto vediamo che c'è un problema proprio tecnico al tabellone, sicuramente pesanti le assenze nel Romagna di Ceroni, Albertini, Mazzanti, Lo Cicero e del portiere Adrian Lombesi. Sì, è un periodo un po' sfortunato per il Romagna. E ho sentito pure qualche dirigente del Fasano, mi ha detto che anche loro non stanno attraversando un bel periodo con, tra infortuni e febbre varie. Qualcuno dei loro, come dei nostri, non è al 100% anche in campo. E quindi sì, in questi periodi è sempre importante non perdere il gioco oltre ai punti, ma non perdere l'idea di squadra, l'idea di gioco è una squadra, quello è importante. Sì, tra i pugliesi manca Albin Jarstam, che è sicuramente uno delle punte di diamante, che finora però i suoi compagni non hanno fatto sentire, la cui assenza non è stata avvertita più di tanto, diciamo, dal gioco dei fasanesi, che ora possono ripartire. È partito il cronometro, 20 secondi, quindi riparte ufficialmente la partita nel secondo tempo. Ritmo per il Romagna con Di Domenico e Sam. Vittor Alonso, già il braccio alzato per il passivo, il tiro, la parata di Leban. Di Domenico ci crede, aspetta la palla, si tuffa, c'è il fallo, la spinta, la spallata. Me lo vuoi dire?
quindi sono i 7 metri, la spallata di Davide Notarangelo. Sì, torno a dire quello che ho detto poco fa, finché l'arbitro non fischia si gioca, io devo provare a fare il mio meglio. Ivan Antic segna dai 7 metri, gol in apertura, il primo possesso per i pugliesi. Con Petrovski in campo anche il capitano Flavio Messina. Ora recupera la palla in Romagna Antic, Rotaru, il tiro alla parata di Leban, sicuramente tra i migliori in campo fino a questo momento, forse azzardo il migliore in campo. E sta facendo quelle parate che poi col passare dei minuti risultano determinanti, perché questa era una seconda fase molto, molto strutturata del Romagna, però è andata male. Intanto il tiro di Filippo Angiolini parato in tuffo da Martino Redelli, che aveva chiuso il primo tempo con una grande parata su Carlo Sperti, sul pallonetto di Sperti allo scadere, e riparte con un'altra ottima parata. Già passati 2:30 nella ripresa, Rotaru fa girare la palla tra i due, tra Antic e Alonso. Ora anche il taglio di Di Domenico, la palla non arriva ad Essam, Leban fa ripartire come un fulmine Angiolini, dritto per dritto, non lascia scampo alla difesa e al portiere del Romagna. 20-13, resta più 7 a 3 minuti dall'inizio della ripresa. Attacca Di Domenico. Alonso, Antic, rischia di perderla, viene trattenuto da Notarangelo che lo trattiene e poi lo spinge. Ora Essam dai 9 metri. Scontro, Antic ha tratto il tiro, la deviazione di Bearevic e la palla subito d'attacco da Angiolini, ancora dritto per dritto, questa volta il recupero, ma c'è intervento arbitrale, entra Chiarini in difesa per Amaroli. Petrovski fa girare Angiolini sulla sinistra, accentra su Petrovski, a palla per Notarangelo, va fino in fondo il pallonetto e la rete, una grandissima rete di Davide Notarangelo in acrobazia. Penetrazione con un ottimo pallonetto. Sì, ottimo lavoro anche di Flavio Messina a blocco sul secondo. Ora vediamo l'attacco del Romagna con Rotaru che prova a testa bassa, poi Alonso, Antic, la palla non arriva di Domenico, c'è il contropiede, Angiolini contro Redelli che può solo toccare. Filippo Angiolini segna la sesta rete personale e diventa miglior marcatore di serata con una rete in più rispetto a Sperti e Notarangelo che hanno 5 reti a testa. Dall'altra parte sono 4 i gol di Antic e 3 di Alonso. Dopo la rete in apertura sul rigore appunto di Antic, nei primi 5 minuti Romagna non è riuscita a realizzare alcuna rete durante il gioco, cioè in movimento, questo sta penalizzando. Sì, abbiamo perso un po' di lucidità in attacco, anche in difesa qualche disattenzione su questo gioco loro a due pivot. Niente, ora spero che il time out possa di
far rifiatare i ragazzi e ricominciare da zero. Minuto di sospensione chiesto dallo staff tecnico guidato da Fabrizio Tassinari, Fabrizio Folli e Mattia Melis. Rientrano in campo con la palla sulla sinistra di Domenico, Rotaro, Antic, Alonso e Amaroli. Toccano la palla tutti, in più c'è Essam, zona pivot. Ora cambiano i due stranieri de Romagna, Alonso, vediamo l'infrazione probabilmente di passi, può ripartire, nota Arangelo, c'è il fallo di Rotaru che ci mette di fisico. Solito cambio per far entrare Chiarini in difesa. Prova ad attaccare, nota Arangelo, Petroschi, scambiano i due, la palla allargata, ma è Rotaru a intercettare, a fermare l'azione. Rimane in campo Chiarini, Rotaru, la palla è larga per Amaroli che va fino in fondo, si tuffa, è sempre Vittorio Alonso Garcia. E c'è la quarta rete dell'ala terzino sinistro, pienamente entrato nella squadra. Sperti, e c'è la parata di Martino Redelli, ci mette la mano, ci mette l'esperienza sul meno 9. In Romagna con un gol di Alonso, una parata di Redelli ha rianimato un po' anche il pubblico che sta comunque seguendo la gara con la voglia di vedere un buon Romagna, come nei primi minuti, nei primi 20 minuti, una rete eccezionale di Alex Rotaru, seconda rete per lui. Vediamo, non viene fischiato al passi, vediamo gli arbitri, l'arbitro che si sta avvicinando alla panchina del Romagna chiede silenzio. Ci potevano stare qui i passi, anche perché poco fa hanno fischiato la stessa cosa a Rotaru, quindi vabbè. Ora attacca Ostringer, poi Angiolini, c'è il tiro di Notarangelo che va da solo, si infila e segna. Notarangelo, sesta rete anche per lui. Rientra Bearevic in mezzo alla difesa al posto di Petroschi. Due svedesi e un italo-argentino per il Fasano. Ora perde palla in Romagna. Vediamo il tempo fermo con il commissario di campo che va a indicare Mattia Melis all'arbitro, probabilmente per un'eccessiva protesta e quindi l'ammonizione. L'ammonizione a Melis, 8:07, tanto il cronometro stava proseguendo, 15:23. Ancora Petroschi, finge il tiro, l'anticipa Antic, lancia in velocità Rotaru, c'è la parata di Leban, poi il fallo a metà campo di Chiarini, l'arbitro non fischia, la palla arriva ad Ostling, vediamo anche i due minuti a Dario Chiarini che è la seconda esclusione per due minuti per il fallo ai danni di Ostling. C'è anche la pulizia del campo, 24 Fasano, 15 Romagna. La prima rete di Ostling, Eric Willem Ostling.
uomo in meno, quindi extra player. Entra il capitano Fabrizio Bicio Tassinari con Reda Eddy pronto a rientrare al momento del cambio possesso. Tassinari, Alonso, Amaroli, dall'altra parte Antic, Di Domenico e Sam come pivot. Chiama lo schema Tassinari. Alonso ora centrale, prova a spingere Antic contro Ostrig che lo trattiene, lo blocca 9 metri con Sam pronto a far ripartire. Ora la bella assist di Vittor Alonso per Mohamed e Sam, terza rete per lui, finta il tiro invece. C'è l'assist filtrante per il compagno, grande numero di Vittor Alonso Garcia. Ora va fino in fondo Notarangelo. Che non si ferma più, sette reti per Davide Notarangelo, che punisce la difesa del Romagna, che è ancora l'uomo in meno. Amaroli, Tassinari, Antic, Di Domenico, prova a muovere la palla con tutti gli effettivi, anche con Essam. Ora Alonso, Tassinari nell'uno contro uno, la palla, ancora un assist di Alonso per Essam. Ora Messina va fino in fondo con un mezzo pallonetto, segna una bella rete. Il capitano segna la sua prima rete, 26-16, 10 minuti e 30, rientra l'uomo in meno, quindi parità numerica per i Romagna, che però ora deve recuperare 10 gol, cominciano a essere tanti. Ivan Antic, traversa che sta ancora ballando, vediamo la decisione arbitrale. 7 metri, tempo fermo, 11 minuti esatti giocati. Entra in campo in porta Simone Sibillo al posto del finora migliore in campo Alessandro Leban. Antic, perfetta la conclusione, la quinta rete, il terzo rigore sui tre tiri per Ivan Antic. In campo anche Marcel Federiksen, che in questo momento è in cabina di regia. Ostling, la palla proprio per Federiksen, che tira subito immediato, ma la palla esce di un metro dalla porta. Vediamo, l'arbitro ha fermato il tempo, fa riprendere ora. E se Sam rientra, Gollini per l'attacco. Tassinari aspetta che Gollini si metta in mezzo all'area, ci si avvicina al dodicesimo di gioco, meno 9 per il Romagna, che ora attacca col capitano, viene fermato sui 9 metri. Dove riprende Gollini? Ancora il capitano. C'è un intervento piuttosto duro, la palla arriva a Gollini che era libero, l'arbitro però ha fischiato i 9 metri per il Romagna, quindi deve ripartire Tassinari. Ora va su Vittor Alonso che prova l'uno contro uno, si libera, viene, si scontra con l'avversario, c'è la parata ancora di Leban. Ora Federiksen, Angiolini, la palla è per Messina. Martino Redaelli mette un'altra prodezza nella sua partita. Antic palleggia davanti al muro, Tassinari ragiona, fa ripartire il gioco dalla tre quarti. Quasi 13 minuti giocati, Antic va in centro,
finge il tiro, poi allarga per Alonso dall'ala, un gol pazzesco di Victor Alonso Garcia, un gol eccezionale da highlight. Ora intanto vediamo, c'è uno scontro, si rialzano tutti, quindi non ci sono particolari problemi fortunatamente. Time out chiesto direi dalla panchina del Fasano, 26-18, 13:05 giocati. Francesco, in Romagna dà l'impressione a tratti di essere completamente in partita, anche se il punteggio è un po' compromesso, ma può sicuramente rosicchiare altro svantaggio. No, ma cioè, sono gli episodi che poi vanno ad intaccare nel punteggio, però l'importante è giocarsela, cioè non è perché sono sotto di 8 dobbiamo mollare, cioè non esiste, cioè quel parziale può essere stato creato da dei contropiedi, cioè non, quindi l'importante è stare sempre in partita, anche perché dobbiamo prepararci poi agli eventuali play-out, quindi non sono queste partite sicuramente da vincere, ma sicuramente sono partite che ci preparano al meglio poi ad affrontare i play-out. In campo altri due giovani, di nuovo Mattia Bandini all'ala sinistra e anche Noè Ramondini, che gioca, prova a fare la difesa 5-1 con Ramondini su Angiolini. E ora infatti è proprio lui a intercettare nettamente la palla, però dall'altra parte la recuperano e quindi c'è il tiro e la rete. Ecco, proprio questo dicevo. Di Carlo Sperti. I parziali possono nascere anche da queste situazioni qua. Quindi sicuramente era una palla recuperata in difesa, però poi l'azione si è... Un ottimo intervento difensivo a intercettare di sì. Ramondini, che però si è trovato da solo nel momento della transizione e ha sbagliato nettamente il passaggio perché c'era l'avversario pronto a ricevere la palla. Ora un colpo in pieno volto ad Antic. Sì, penso saranno due minuti questi. A Bearevic, vediamo, stanno parlando di due minuti a Bearevic. È esattamente la stessa situazione. Uguale, del primo sì. Tempo, quando Chiarini, senza involontariamente diciamo, ha colpito Notarangelo. Questo è il, si danno intanto il 5, i due allenatori anche, in questo caso Bearevic su Antic, e quindi come nel primo tempo due minuti al difensore, ora è il Fasano che gioca con l'uomo in meno. Antic prova a passare all'ala ma c'è l'errore, la recupera Notarangelo e quindi ora l'extra player è il Fasano con Leban pronto a rientrare. Ora giocano a metà campo i pugliesi con Ramondini su Angiolini, marcatura pressoché a uomo. Ora Notarangelo, c'è il braccio alzato del passivo, deve tirare velocemente il Fasano, c'è il fallo di Gollini. 15 minuti, siamo a metà del secondo tempo. Petrovski, il tiro immediato di Sperti, ma c'è Martino Redaelli che ci mette la mano. Torna sul meno 9 in attacco, esce Antic, entra Rotaru, Tassinari sulla sinistra, Rotaru da centrale, a palla, bella palla per Ramondini nell'uno contro uno, palla s'impenna sulla parata di Leban, finisce alto sopra la traversa. Intelligente la parata di Leban, che su un ragazzo giovane diciamo che è uscito molto dalla linea di porta, ha occupato molto lo spazio davanti agli occhi di Ramondini. Ora Petrovski, Frederiksen va fino in fondo, la palla per Sperti, il tiro, e questa volta Sperti non sbaglia,
28-18. 7 reti sia per Esperti che per Notarangelo. Dall'altra parte, Gollini in tuffo, la palla anche qui rimbalza troppo forte, quindi esce, tacca subito immediato dall'altra parte Esperti. Gol fotocopia della rete precedente e c'è il 29-18. Un parziale di 3-0 negli ultimi 3 minuti. Vediamo intanto, c'è da pulire il campo. No, nuovamente è anche la rete, porta, non è da pulire il campo, ma c'è da sistemare ancora la rete, questa volta ovviamente occupata dal portiere del Fasano. 16:35, 29-18. Parliamo pochi secondi della Serie B, la tua squadra, il Faenza, anche oggi vittoriosa. Un bel progetto quello del Romagna con due squadre in Serie B. Assolutamente sì, il progetto è molto ambizioso, quindi ci sta a credere in questi ragazzi, perché veramente ci abbiamo del talento nei vari territori, nelle quattro aree su cui stiamo lavorando. E sì, poi le B sono due, sono una sotto appunto il Romagna, la Pallamano Romagna. Infatti alcuni ragazzi che oggi sono in campo, in panchina, giocano nel loro campionato di Serie B di appartenenza. E poi appunto c'è il Faenza, di cui io sono allenatore, e anche lì molti giovani ragazzi stanno facendo la loro parte nel campionato di Serie B. Gol intanto per Victor Alonso Garcia. Dall'altra parte Frederiksen ha tirato ma troppo largo, quindi può ripartire Romagna con Redelli e Tassinari. Rotaro ancora, Tassinari al centro, cerca l'uno contro uno con Ostling, ma è davvero, occupa davvero tanto spazio questo pivot svedese, sì, davvero un ottimo difficile giocatore. Passare da lì nelle due fasi è devastante, sia in difesa che in attacco, ed oggi non è al 100%, mi hanno detto. Ora il tiro fuori del capitano Tassinari. Dall'altra parte Petroschi, Notarangelo, un tiro immediato, la palla però è fuori sul meno 10, prova a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio in Romagna con Alonso. Tassinari, passano i due, deve intervenire anche Ramondini. Ora dalla parte opposta sulla sinistra con Rotaru, Tassinari, anzi c'è ancora fermo in panchina a rifiatare probabilmente Gollini. 18 minuti del secondo tempo, la palla non arriva a Bandini, c'è l'intervento del Fasano, allora l'arbitro interrompe perché il difensore ha toccato evidentemente Notarangelo, ha toccato evidentemente la linea laterale, quindi palla a Romagna. Esce Ramondini, rientra Ivan Antic. Rotaro in accelerazione, lo stesso Antic. Alonso come ala destra in questo momento. Ora Rotaro bloccato ancora da Ostling. Si avvicina al 19esimo, Tassinari viene toccato al momento del tiro, perde un po' l'equilibrio, poi c'è il fallo, c'è ancora il braccio alzato per il passivo, si alza Antic, tiro d'angolo, deve tirare immediatamente in Romagna. Vediamo la scelta qual è, con probabilmente la peggiore in questo momento, con la palla persa. Dall'altra parte Ostling, che sarà anche non in perfette condizioni fisiche, ma segna un'altra rete. 30-19 quando mancano 10 minuti e 30 secondi, ancora molto lunga, quindi il Romagna deve anche cercare di mantenere una differenza dignitosa, cosa che tra l'altro è in linea con la partita. Ora Gollini va da solo, il pallonetto parato facilmente dall'Eban,
Angiolini dritto per dritto ancora, la palla è intercettata da Alonso, può ripartire Bandini, va in fondo e segna Mattia Bandini. 30-20. Un bel recupero difensivo De Romagna, ha prodotto un bel contropiede di Bandini, ora la perde ancora Bandini, la recupera, c'è Alonso col portiere che stava rientrando, praticamente segna porta vuota, ma sono comunque da segnare, quindi si ritorna sul meno 9, dopo essere stati anche meno 11 4 minuti fa. Sul 18-29 ora si è di nuovo 21-30, c'è la pulizia ancora della palla, 20-48 sul cronometro. Direi che il Fasano è in pieno controllo del match, Fovio può anche dare spazio a qualche giocatore, in questo caso entra anche Corcione, Raffaele Corcione, ma il Romagna sta facendo quello che deve fare, cioè lottare su ogni palla, al di là del risultato deve riuscire a mantenere un buon ritmo. Ora vediamo Ostlig che segna la rete convalidata, quindi 31-21. Terza rete per Wilhelm Ostling, pivottone svedese, può attaccare ora. Tassinari sulla destra con Alonso, Antic è pronto, Rotaru si accentra, Antic trova il varco, peccato, la parata di Leban che ora, no, mi sa che ha preso il palo esterno, il palo esattamente, sì, sì, sì. Angiolini finge il tiro, Notarangelo traversa, ora la palla esce, ci raggiunge quasi in postazione, per dare un'idea della potenza di questo tiro, può ripartire a 8 minuti dalla fine e Romagna. Antic, Rotaru, Antic prova a girare a destra e a sinistra ora. A palla arriva Bandini che si alza in volo, ma c'è la parata ancora di Leban. Il tiro di... vediamo l'arbitro, invasione, tiro di Sperti, c'è l'invasione di Ostling, quindi fa ripartire. Ora Gollini con un bel movimento, poi si fa ingolosire il pivot mordanese, prova la conclusione personale. Alessandro Leba si eleva, sente odore di derby personale con il Romagna e davvero si eleva protagonista assoluto di questa partita. Ora Angiolini, la palla arriva ancora a Sperti, Redelli lo tocca solo. 9 reti per Carlo Sperti, entra in campo il gioiello della classe 2005 della Palamano Romagna, Mattia Zavagli. 21-32, mancano 6 minuti e 30 alla fine della partita. Esce anche Gollini, rientra Mohamed Sam. Ora Victor Alonso, gran classe, una volta di più lo dimostra la qualità di questo acquisto, che ha dato la svolta alla stagione di Romagna, soprattutto per mentalità, talento e anche riportando entusiasmo nella squadra dopo le tante sconfitte in stagione, ha riportato l'entusiasmo necessario per affrontare il finale di stagione e anche la post season. Intanto c'è un tiro dai 7 metri per il fallo su Angiolini, vediamo se entrerà ancora Cantore. Sicuramente aver preso Alonso è un
grande acquisto per la società, ma non soltanto per la possibilità di poter arrivare all'obiettivo che è la salvezza, ma soprattutto perché avendo dietro un gruppo delle squadre giovanili che possono prendere esempio da un giocatore del genere con così tanta esperienza e così tanta qualità tecnica, è davvero importante per la nostra società. Nel frattempo la rete numero 10 di Carlo Sperti, la prima su rigore per lui, doppia cifra per l'ala, l'espertissima ala del Fasano. Intanto il tiro nella rete di Antic, sesta rete per lui. Entra in campo Cantore, poi vediamo anche Corcione, ma viene subito richiamato in panchina, c'è stato forse un fraintendimento. Rientra in porta Sibillo per gli ospiti. Orangiolini finge il tiro, la palla arriva alla corrente. Davide Notarangelo. 8 gol per lui. Ora Tassinari, fa ripartire Antic, Rotaru fino in fondo, la palla non può arrivare a Zavagli, ma c'è il fallo e danni di Rotaru che può far ripartire di nuovo meno 11. Quando mancano solo 4 minuti c'è la possibilità solo di rimarginare un po' il distacco. Vittorio Alonso, l'errore nel passaggio, ora il contropiede, ma c'è l'intervento di Rotaro che anticipa Frederiksen, Maxwell Frederiksen, ora Ivan Antic, il passaggio per Sam che va a segnare la sua migliore prestazione dal punto di vista realizzativo della stagione. Ottima davvero la sua prestazione oggi. Pronto ad entrare sul cubo dei cambi Niccolò Bianconi, un altro gioiello puro, un altro gioiello puro del cantera del Romagna, che ora recupera la palla, può ripartire con Antic. Va fino in fondo per Sam, ma c'è il fallo. Mancano 2 minuti, 45 secondi alla fine, 10 gol di distacco. Niccolò Bianconi tocca il suo primo pallone, pronto a rientrare in campo anche Ramondini. Dall'altra parte c'è, all'ala sinistra c'è Mattia Zavagli, entra in porta Thomas Pulli, vuol finire con il settore giovanile in evidenza in Romagna. Esce Victor Alonso, 8 reti per lo spagnolo. Ora Rotaru per Bianconi che recupera la palla, poi si va in contrasto, perde però la palla, Angiolini lancia Frederiksen, c'è la parata con la gamba per l'apoteosi del tifo del Romagna di Thomas Pulli. Ora però l'errore nella ripartenza, vediamo i 2 minuti a chi vengono fischiati, a Niccolò Bianconi. Per non aver fermato probabilmente la palla dopo il fischio arbitrale, è l'unico motivo che si può immaginare. Ora Notarangelo va fino in fondo, la parata ancora di Thomas Pulli. Noi lo seguiamo da quando è giovane, sappiamo quanto può valere e sta crescendo in maniera esponenziale. Intanto il tiro e la rete di Ivan Antic, 7 gol per il tiratore croato, 25-34, 1 minuto e 10 alla fine. Il tiro di Dario Petroschi, 35-25,
uomo in meno, quindi extra player, si prende il 5 da tutti i componenti dello staff tecnico, Thomas Pulli che è pronto a rientrare in caso di cambio possesso, mancano 45 secondi, sta ragionando in Romagna per l'azione, accelera ora Antic, la palla è per ancora nella disponibilità del Romagna con Esam, Antic, 30 secondi, Ramondini, esce intanto Ramondini per far spazio a Pulli, c'è il gioco passivo, c'è il braccio per il gioco passivo alto, quindi va fino in fondo Rotaro, la palla per Zavagli, va fino in fondo, il pallonetto finisce sopra la traversa, Mattia Zavagli che ha segnato le tre reti finali che hanno permesso a Romagna di vincere la sua prima partita contro il Fondi, finisce qua Fasano 35, Romagna 25, una partita, Francesco Lodato, tutto sommato divertente, di un buon livello, di un buon ritmo soprattutto, tanti errori del Romagna al tiro, ma alla fine è stata una partita godevole dal punto di vista dello spettacolo. Sì, assolutamente sì, l'importante come ho detto poc'anzi è non mollare, cioè il risultato conta poco. Quindi è importante che i ragazzi siano stati in partita per 60 minuti, chiunque sia entrato in campo ha dato il massimo, poi il calibro del Fasano è nettamente superiore a Romagna, quindi diciamo che questa è una partita che sul risultato poco c'è da dire, ma sicuramente da carico, da animo ai ragazzi per il proseguire del campionato, per l'arrivo poi ai play-out. I tabellini velocemente per il Fasano sono 6 le reti per Filippo Angiolini, 10 per Carlo Sperti, 8 per Davide Notarangelo, 1 per Flavio Messina, il capitano, 3 per Pablo Gaston Cantore, 4 per Dario Petroschi e 3 per Eric Wilhelm Ostling. Per il Romagna una rete a testa per Amaroli e Chiarini, Di Domenico e Bandini, mentre sono 2 per Alex Rotaro, 4 per Mohamed e Sam, poi sono 7 per Ivan Antic e 8 per Victor Alonso Garcia. Termina 25-35 a favore del Fasano. Commento tecnico di fine partita l'hai già fatto, un saluto a Francesco Lodato, complimenti per il tuo lavoro e per il cammino del Faenza in Serie B. Grazie Carlo, e un saluto e buona palla a mano a tutti. Da Carlone Dall'Aglio è davvero tutto, un ringraziamento appunto a Francesco Lodato come commento tecnico, al Fido, Gabriele Dall'Aglio come video operatore, alla regia di Andy DJ, dalla Pala Cattani di Faenza è davvero tutto, un saluto a tutti gli amici appassionati di pallamano della Romagna e del Junior Fasano che vince 35-25. Un saluto a tutti e alla prossima partita.